Eccoci qua a parlare nell'ennesimo video di brand positioning, di marketing, di strategie, di tecniche e quant'altro. Nella tecnica di oggi vi voglio parlare di una cosa molto importante a livello di brand positioning, cioè la ricerca del naming. E all'interno di questo naming, che è una tecnica, c'è il cosiddetto brand ghost. Ho detto anche brand flag. Ho scritto un articolo sul mio blog un po' di tempo fa sul brand ghost, cioè quella cosa che non si vede, però c'è, e automaticamente ve la voglio spiegare molto molto meglio nello specifico nel video di oggi. E molti di voi non sanno che cos'è il brand flag per il semplice motivo che, tra l'altro, vi invito a farlo. Se andate sulla stringa di Google a googolare e mettete dentro, a livello proprio di dicitura, queste due parole meravigliose, brand e flag, flag intesa come bandiera, non viene fuori nulla di rilevante, non troverete nulla a livello di articoli di marketing. Probabilmente lo troverete, l'unico articolo, quello che ho scritto io, che è insieme a questo video. Quindi di conseguenza, dovete fare anche attenzione, perché se automaticamente, se attualmente sul web non c'è nulla di rilevante per quanto riguarda queste due parole, vuol dire che non c'è niente nel mondo, perché addirittura non sono due parole latine, non sono due parole italiane, ma sono due parole anglosassone, e di conseguenza vuol dire che il motore di ricerca fa una ricerca a livello mondiale e non viene fuori nulla. Quindi dopo questo video inizieremo a capire che cos'è esattamente la tecnica del brand flag, una tecnica bellissima, importantissima, che tra l'altro aggiungo, nessuno ne parla perché nessuno ha messo in fila ancora questa cosa, questa tecnica, però esiste dalla notte dei tempi, cioè non l'ha scoperta Bondani, non l'ho scoperta io. E diciamo esiste da anni, esiste da veramente anni. E oggi voglio portarvi come caso studio, come case history, un brand che all'interno ha questa tecnica ed è un brand storico nella birra, nella categoria birra, e non a caso ho portato questa categoria, perché dopo, durante il video, andremo a vedere questa tecnica all'interno di questa categoria. E stiamo parlando di una birra storica, perché esiste dal 1912 ed è una birra che ha una storia veramente importante ed è un brand importante. Se state pensando a livello nazionale, Italia, se state pensando all'uomo coi baffi, alla birra Moretti, vi state sbagliando, perché stiamo parlando dell'Enchiusa, ok? Questa birra qua meravigliosa. Questa birra, che è circa penso nel 1984, è stata comprata dal gruppo Heineken, e verso metà anni 90 ha avuto un'evoluzione enorme. Quello che è stata la birra negli anni 70, negli anni 60, negli anni 80, anche primi anni 90 in Sardegna, era una birra, diciamo, come potete vedere, ha avuto un'evoluzione l'etichetta, il suo packaging è cambiato, no? La sua immagine coordinata è cambiata. Perché? Per il semplice motivo che andava un po' a balbettare quello che erano le birre negli anni 80, negli anni 70, che andavano a richiamare quello che sono le birre in Germania, nel nord dell'Europa. Ma non andava a trasmettere come fa oggi, ok? Proprio in maniera eclatante, proprio inequivocabile, quello che è la birra della Sardegna, ok? Anche come payoff è stato cambiato, anima sarda, con questi quattro muri bendati che richiama ovviamente la bandiera della Sardegna. Per il semplice motivo che io ricordo discretamente bene quando, fine anni 80, primi anni 90, ho iniziato ad andare in Sardegna per le vacanze. La birra Enchiusa in Sardegna era una birra che aveva quasi il monopolio, cioè, e si beveva sempre quando si andava in Sardegna. E aggiungo, è
Oggi, come allora, una birra ottima. Il problema è a livello di percezione strategico di marketing, per il semplice motivo che la birra sarda non ha una cultura dell'immaginario comune come mestri birrai. Cioè, per noi i mestri birrai sono sempre stati il Nord Europa, il Belgio, la Germania, l'Irlanda, la Scozia, l'Inghilterra, la Norvegia, ma non c'era, diciamo, nel nostro immaginario comune un'isola del Mediterraneo, del Sud Europa. Quindi da questo chi ha iniziato a muovere le prime etichette, i primi packaging a livello di comunicazione e di marketing verso questo tipo di brand, automaticamente ometteva, e lo potete vedere adesso in sovraimpressione, e ometteva tutte quelle che erano, diciamo, le caratteristiche della birra sarda. Perché? Perché all'interno di questa percezione c'era come idea il fatto che andare a dire che era una birra della Sardegna automaticamente si potessero perdere delle vendite. Realmente il marketing dell'Heineken, dopo che ha acquisito appunto questo brand, ha compreso che invece di omettere doveva mettere come comunicazione questo tipo di fatto, cioè il fatto che questa è una birra sarda, una birra specifica, una birra regionale, una birra che ha delle caratteristiche, con dei profumi, che nasce con dell'acqua particolare, nasce nella Sardegna, con tutte le caratteristiche della terra sarda, tant'è che se andate a vedere gli ultimi spot fatti negli ultimi 10 anni, 5 anni, a livello di spot televisivo, trasmette, si trasuda da tutti i pori questo tipo di comunicazione di questa birra. È un po' l'esercizio che è stato fatto con la birra Corona in Messico, okay? Che automaticamente anche lì hanno fatto capire, mettendo appunto anche il limone sopra il collo della bottiglia, quando si consuma col sale, che è una birra diversa, differente da tutte le altre. Questa è stata sicuramente la chiave vincente, e da qui riuscite a capire che cosa intendo brand flag. Quindi il brand flag non è che non esistono, esistono veramente da sempre. Cioè, adesso posso fare degli esempi. Su Parma, esempio, no? Voi sapete perfettamente che la Packaging Italy è un'agenzia provinciale, lo dico nella parte sana della parola, l'agenzia di provincia. Con Parma ci sono N brand flag, esempio Parma come prosciutto, Parma cotto, Parma, Parma Reggio, Parmigiano Reggiano, Acqua di Parma. C'è veramente un sacco di cose con il brand Parma. Perché? Perché ha una valenza, soprattutto se stiamo parlando di food, ok? Quindi la cosa controintuitiva e assolutamente vincente era il fatto di andare a posizionare questa birra come birra sarda. Da lì c'è stata l'evoluzione e ha automaticamente sbancato. Se prima aveva il monopolio all'interno dell'isola e aveva delle problematiche passare nel continente, oggi la troviamo su tutti i supermercati. L'Inchinuse ha una ponderata altissima all'interno della GDO, della DO e quant'altro. E da qua poi ovviamente ha fatto delle altre estensioni di linea, ha dato la storicità, perché esiste nel 1912, anche all'interno proprio del tappo Corona, cosa che qua non esiste, no, da questa parte. Quindi, cioè, tutto quello che si vede in queste bottiglie, in queste coordinazioni di immagine, è stato assolutamente vincente. Chapeau da parte del marketing, chapeau da chi ha sviluppato questo tipo di packaging. È stata replicata sempre dal gruppo Heineken quando è stata acquisita la birra Messina, anche com'era prima la birra Messina. La birra Messina, quando capitava quelle volte che sono andato anche in Sicilia in gioventù, era una birra che si consumava in Sicilia e qualcosa forse si trovava all'interno dei frigor a colonna nelle pizzerie da sport, ma era un brand veramente cheap, ok? Oggi è stra stiloso, è stra luxury, è stra premium, proprio perché parla di birra cristalli di sale.
Cioè c'è dietro veramente uno storytelling, hanno creato delle situazioni meravigliose, hanno fatto una coordinazione d'immagine quasi come tutta, diciamo, tutto quel mood di Dolce & Gabbana che ha fatto con Fiasconaro, ha fatto con Smeg, avete presente di cosa sto parlando? Cioè, quindi c'è quel discorso Sicily, Made in Sicilia, che è veramente, veramente molto, molto forte e molto vincente. Poi cosa è successo? È successo che anche altre realtà, sempre nel beverage, hanno replicato questa situazione di Brian Flag, un Brian Flag meraviglioso, più di fantasia, senza andare a prendere appunto una città come Parma, Messina, già in chiusa, ha una storia meravigliosa che la voglio spiegare. Quindi torno un attimo su in chiusa vuol dire orma di piede, che per i fenici e i greci era esattamente la parola inchiusa, e da lì hanno ripreso questa cosa qua. Quindi anche qua dietro c'è uno storytelling meraviglioso, questo lo potete trovare anche online. Mentre tornando a quello che è Molecola o Molecola, che è la Coca-Cola italiana, lo vedete, richiama anche sull'etichetta il tricolore, è la Coca-Cola di Rivoli, in provincia di Torino. Questa Coca-Cola qua ha un packaging meraviglioso, una bottiglia, una struttura design con questa texture fatta a lisca di pesce, una cosa meravigliosa, ed è la Coca-Cola italiana, è stata posizionata così. Mole, che sta per la Mole Antonelliana, infatti sulla lattina c'è proprio il design di questo logo tipo che va a richiamare la Mole Antonelliana, l'edificio simbolo di Torino. Quindi automaticamente va a richiamare questa cosa qua, in più gioca con l'altro naming doppio che è cola, quindi da qua molecola, che sta anche per il discorso appunto della molecola intesa come bolla, intesa come la molecola creata chimicamente della Coca-Cola. Quindi questa è un po' la situazione. Cosa è successo? È successo che Peroni non voleva stare indietro. Automaticamente da poco tempo ha lanciato questa birra, che è birra Capri, che è un'operazione, diciamo, più, la chiamerei più furba che intelligente, mi verrebbe da dire, no? Comunque è sicuramente una bella operazione. Peroni ha ripreso il design della bottiglia della Nastro Azzurro, che è il Nastro Azzurro, anche quello ha un brand flag all'interno del brand naming, perché è Nastro Azzurro, azzurro inteso come Azzurro Italia, che tra l'altro è la birra percepita premium a livello mondiale, tanto quanto la San Pellegrino, ha una battuta di cassa molto alta. E hanno replicato questa struttura design non più su un vetro colorato, ma un vetro trasparente, come vedete, no? Perché il Nastro Azzurro invece non è trasparente il vetro, l'etichetta ha la stessa forma, quindi è esagonale, e ovviamente viene percepito adesso che ve lo dico, ma se uno non ci fa caso, il consumatore medio, anche il buyer medio, non riesce a percepirlo. E in più hanno aggiunto Capri, perché? Per il semplice motivo che vanno a riprendere quelle che sono tutte un certo tipo di caratteristiche e anche di target che va in costiera amalfitana, quindi un target alto spendente, soprattutto esteri, perché comunque quest'anno, per dire, ho avuto la fortuna di andare a fare le vacanze in costiera amalfitana, e vi garantisco che il turista italiano è merce rara, quindi ci sono molti americani, molti canadesi, molti australiani, e per loro il Capri è qualcosa veramente di brand, è assolutamente un simbolo, i faraglioni e quant'altro, quindi automaticamente questa cosa qua è una cosa che funziona. Però dobbiamo fare attenzione, perché c'è un errore sempre dietro l'angolo, che è appunto di l'uso di questa tecnica, quella del brand flag, che è quella di dire funziona, allora la facciamo un po' tutti. Come ho detto, Heineken l'ha ripetuta un paio di volte, perché l'ha fatta con Inchiusa, l'ha fatta con Messina, e Peroni l'ha estesa su Capri. Poi ci sono state tutte le birre delle isole di Stromboli, delle isole di Vulcano, bla bla bla. Queste operazioni qua dobbiamo fare attenzione, perché io credo che oggi
È una cosa che non possiamo mettere una birra in ogni città. Effettivamente esistono birrifici in ogni città d'Italia, se non in ogni città d'Europa, non del mondo, ma in Europa ci sono tanti, tanti micro birrifici artigianali, ok? Perché veramente oggi c'è chi si fa anche la birra in casa. Ma non per questo, tutte le volte che si usa una tecnica che è strapotente, che funziona molto bene, che è stato successo di tante realtà, non solamente nella categoria della birra, perché per esempio vi invito a vedere quello che abbiamo fatto per il caso studio del pastello di Nuoro che si chiamava Arti in Pasta. Noi abbiamo posizionato Arti in Pasta, che è un produttore di pasta. Innanzitutto, quando l'abbiamo approcciato, quando ci hanno cercato loro della Sardegna, del Nuoro, l'80% era pasta piena fresca. Invece la pasta secca facevano malureddus e fregola. Invece sulla pasta fresca facevano tipo colurgiones, che chi va in Sardegna, chi ha mangiato pasta fresca ripiena in Sardegna, sa perfettamente cosa voglio dire e cos'è il colurgiones. Il problema qual è? Il problema del sardo è che deve importare molto spesso la materia prima, esportare il prodotto, quindi anche dei costi di trasporto maggiorati rispetto a tutti gli altri player di mercato che lavorano in Italia, esempio, no? Perché questo passaggio non c'è per chi lavora a Roma e vende a Milano. Il trasporto c'è, ma non c'è il trasporto via nave, per dire, e poi soprattutto la materia prima si trova già nel continente. Quindi avendo una produzione molto ampia, quasi un 80%, con una shelf life molto bassa, abbiamo switchato tutto sulla pasta secca e l'abbiamo posizionato come leader nella fragola. Quindi gli abbiamo fatto registrare .it.com, fragola.it.com, è stato diventato leader a livello mondiale, vende in Canada, vende in Australia, vende a Londra, vende dappertutto. Quindi questa è una cosa che si può fare proprio perché da Arti in Pasta l'abbiamo chiamato pastello di Nuoro e abbiamo posizionato il prodotto come pasta specifica sarda, ok? Quindi io col caso studio di oggi vi saluto. Spero che voi siate arrivati fino alla fine di questo video e che l'abbiate trovato interessante. Quindi se vi è piaciuto mettete un like e fleggate sulla campanella per registrarvi sul nostro canale YouTube che è Packaging Italy.